Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo... Allora, benvenuti, grazie di essere venuti. Io sono Gianni Benciolini, del Movimento 5 Stelle di Verona, e come dire, vi annuncio subito il primo scoop che anche Verona città alle prossime amministrative nel 2012 avrà una lista civica del Movimento 5 Stelle. Vi faccio una brevissima cronistoria di quello che è il Movimento 5 Stelle, che è nato nel settembre del 2009 al Teatro Smeraldo di Milano, in cui Beppe Grillo ha presentato questo simbolo. E Beppe ha dato il là di partenza di tutto il movimento nazionale. Sono state fatte parecchie liste civiche. Nella primavera del 2010 anche noi eravamo alle elezioni regionali, compresa una lista provinciale qua di Verona, che a Verona città ha preso il 4%. Alle amministrative del 2011, cioè quelle proprio di quest'anno, il movimento è cresciuto anche in provincia, perché abbiamo raggiunto il 6% a Grezzana, purtroppo non abbiamo superato lo sbarramento, più del 7% a Isola della Scala e più dell'8,50% a Bovolone, e niente, po' di meno del 14% a Nogara, quasi un 14% a Nogara. Abbiamo fatto questi tre consiglieri nei tre comuni rispettivi. Noi siamo caratterizzati da una cosa in particolare, che ogni stagione, ogni evento, praticamente noi utilizziamo un simbolo. Abbiamo iniziato nel 2007 raccogliendo 350.000 firme con il primo V-Day, e nel nostro simbolo c'è questa V che richiama il V-Day. Sabato scorso, qui i giornali non ne hanno assolutamente parlato, eravamo a Roma al famoso Cozza Day, in cui abbiamo depositato migliaia di cozze davanti a Montecitorio, davanti al Parlamento, come simbolo dell'attaccamento alla poltrona e al potere da parte della casta e della facilità di andare in putrescenza dopo poco tempo. Noi del Movimento di Verona stiamo sparando questo simbolo che è la sveglia. Abbiamo dei volantini in cui abbiamo inserito il nostro simbolo, la sveglia, con all'interno logicamente il simbolo nazionale del Movimento, perché vogliamo che i cittadini si sveglino e inizino a pensare di entrare nel palazzo, e vogliamo riappropriarci del bene comune che ci è stato privato, e qualunque cittadino di Verona può essere protagonista di questa esperienza. Non abbiamo preconcetti se non alcune regole che dopo qualcun altro di noi ci illustrerà. Non facciamo assolutamente coalizione o apparentamenti. Corriamo anche alle amministrative di Verona con il nostro simbolo nazionale, in qualsiasi lista corriamo con il nostro simbolo nazionale, e anche in caso di ballottaggio non andremo ad appoggiare a nessuno, saremo completamente indipendenti. A meno che non ci andiamo noi al ballottaggio, a meno che non vinciamo direttamente, al primo turno, in quel caso appoggiamo noi stessi. Io ho concluso, passo la parola. No, è un simbolo che è stato utilizzato più volte durante il preludio della campagna elettorale per stimolare i cittadini a svegliarsi. Non è la prima volta che viene utilizzato, però... Lo fate perché le amministrative sono prossime. Esatto, esatto. E dopo vi spiegheremo le varie fasi del nostro percorso. Luca ci presenta un po' chi siamo e cos'è il movimento. O chi non siamo. Il movimento non è un partito. Noi siamo un movimento di cittadini che scelgono liberamente di dedicare il proprio tempo e la propria professionalità per riflettere insieme e pensare a una città in cui viviamo migliore. Siamo tutti incensurati, noi per essere candidati dobbiamo presentare il nostro casellario giudiziale.
non abbiamo altre esperienze o tessere di partito o incarichi. Rinunciamo a tutti i finanziamenti pubblici. Il Movimento 5 Stelle ha già rinunciato a 1.700.000 euro di finanziamenti pubblici e solo in Veneto ha rinunciato a più di 400.000 euro, pur non essendo entrato in regione, perché è sufficiente superare l'1% per ricevere 52 cent a voto. Noi perseguiamo la trasparenza assoluta come garanzia. Pubblicheremo tutti i nostri interventi e pubblicheremo tutti i documenti ancora prima che essi vengano presentati, in modo tale che la cittadinanza possa condividerli e discuterli. Chiunque dovesse entrare in consiglio è solamente un terminale di cittadini che l'hanno delegato e quindi nel momento in cui entra lui è forte delle idee di tutti e delle professionalità di tutti, perché tra i cittadini comuni ci sono avvocati, ingegneri, architetti, medici. E l'eventuale consigliere ogni 6 mesi si sottoporrà a una valutazione del suo operato, consegnando le proprie dimissioni in bianco ad un'assemblea di attivisti, la quale assemblea avrà la facoltà di accettare le dimissioni o restituirle in caso l'operato fosse soddisfacente. In ogni caso il suo mandato potrà durare il massimo di 2 anni, dopodiché verrà lasciato di due mandati, dopodiché verrà lasciato il posto ad altri. E nel movimento ognuno vale uno e quindi non ci sono gerarchie né cariche di presidenza, di dottoressa. La lista e il candidato sindaco sarà l'ultima cosa che presenteremo, perché pensiamo che sia più importante focalizzarci sulle idee che sulle persone di spirito. Fondamentalmente siamo una rete di professionisti che collaborano per portare delle idee nuove e concretizzarle in consiglio comunale. Vorrei dire anche che siamo una rete di movimenti in tutta Italia e ci sono dei movimenti anche fuori dall'Italia che hanno già avuto delle esperienze, che le hanno validate, verificate, quindi siamo forti di una rete di idee. Direi che è sufficiente per inquadrare il movimento. Due parole magari sul programma. Naturalmente il nostro punto di riferimento è il sito. Il sito, che è uno spazio aperto, proprio perché il nostro programma viene creato attorno ad alcuni punti, ad alcune idee di partenza, e siccome appunto il nostro è un movimento dal basso e prevede la collaborazione, l'interazione fra persone, fra cittadini comuni, partiamo da alcune idee di fondo, da una filosofia di fondo che è naturalmente maturata nel corso degli anni, non dobbiamo inventare nulla in questo senso. E la nostra iniziativa cittadina per presentare queste idee, che adesso vi illustro rapidamente, e conoscere direttamente, perché teniamo molto a un contatto diretto, la cittadinanza, sono questi incontri nelle circoscrizioni, primo dei quali appunto si svolgerà dopodomani, 15 settembre, a Montorio, dalla circoscrizione. Poi ogni circoscrizione, sì, alle ore 21 si tengono tutti. Trovate qui il calendario, appunto, voglio dire, è stata pensata come occasione appunto l'incontro diretto con la cittadinanza, in modo da far emergere i punti, le questioni di maggiore interesse relative alla realtà viva della città. Per quanto riguarda il nostro programma e quello naturalmente del Movimento Nazionale, calato nella realtà veronese. I punti sono l'energia, l'ambiente, lo sviluppo, o meglio un altro modello insomma di crescita, i trasporti e l'acqua, però c'è al fondo di essi una filosofia unica, comune, quindi sono articolazioni di uno stesso. Prendo la parola Fabio Pimazzoni. Queste sono le nostre prime esperienze politiche, come già hanno evidenziato l'Italia. Tutti noi del Movimento 5 Stelle siamo in qualche modo dei neofiti della politica. Un movimento formato da migliaia di persone, di professionisti, di semplici cittadini, diciamo, che vogliono concorrere, impegnarsi
per promuovere e realizzare il programma del Movimento 5 Stelle. Il programma è stato costruito in tanti anni di lavoro del Movimento e quindi di tutti i cittadini che si sono impegnati, e anche a Verona intendiamo calare questo programma sulla realtà veronese, definendolo con la cittadinanza, anche grazie a queste assemblee che faremo con la cittadinanza e che ci impegneranno sicuramente in una prima fase fino a gennaio. E il nostro programma quindi allo stato attuale è una proposta di programma, quindi non vogliamo calare un programma dall'alto, ma vogliamo condividerlo. E i punti, adesso entriamo un po' nel dettaglio senza scendere troppo, perché chiaramente essendo una proposta va definita. I punti sono quelli del Movimento 5 Stelle, e adesso Mattia va un po' nel dettaglio partendo da Stato e cittadini. Sì, abbiamo dunque le nostre colonne portanti, quelle su cui cercheremo di convogliare poi nell'incontro con i cittadini e quindi costruire le tracce del nostro programma. Ci sono questi punti cardini che sono, ad esempio, per quanto riguarda il rapporto tra Stato e cittadini, la non elegibilità alle cariche pubbliche per il Comune di Verona per cittadini condannati, quindi per qualsiasi reato oppure indagati per reati gravi. Ci sarà il divieto, come previsto appunto dal non statuto del Movimento 5 Stelle, del cumulo delle cariche pubbliche, quindi chiunque potrà occupare una posizione e non potrà occuparne altre contemporaneamente. Si parlerà di ambiente, perché l'ambiente è una delle bandiere forti del Movimento 5 Stelle, è assolutamente indiscutibile l'importanza di salvaguardarlo in relazione anche a quella che è la salute dei cittadini, che deve assolutamente venire al primo posto. Quindi tra le varie iniziative c'è il disincentivare l'uso dell'auto privata, favorire la circolazione attraverso i mezzi pubblici, i mezzi a metano, elettrici, ibridi, soprattutto probabilmente per il centro cittadino, limitare il trasporto delle merci incentivando quelli che sono i mercati chilometri zero, quindi tutti i prodotti locali, dando visibilità a questi mercati e informando i cittadini appunto della loro presenza. Bloccare il consumo del territorio, quindi la cementificazione selvaggia, di case ce ne sono tante, di cemento, di mattone ce ne sono tanti, è caso di non deturpare ulteriormente in modo selvaggio il territorio. Importantissimo il progetto del rifiuti zero, quindi assolutamente la raccolta differenziata anche per il centro città, dove si può sicuramente spingere un po' di più sull'acceleratore. Un'altra colonna portante del nostro movimento è sicuramente l'energia, quindi risparmio energetico, valorizzazione delle rinnovabili, riqualificazione dell'edilizia pubblica e privata, anche con incentivi che potrebbero arrivare dal comune, per installare impianti di autoproduzione di energia. E ovviamente divulgare e informare i cittadini su tutte quelle che sono le possibilità in questo senso, anche per quanto riguarda iniziative private. Ecco, l'informazione è uno degli altri punti che già due volte ha citato Mattia, e sui quali il Movimento 5 Stelle da sempre si è mosso e ha puntato. E uno di questi punti è l'accesso digitale alla rete gratuito per tutti i cittadini, questo è fondamentale, quindi spingere molto su questo. Da questo punto di vista non è neanche messa male Verona? Non è messa male, siamo d'accordo, è un comune tra quelli virtuosi Verona, anche perché questa è decisamente messa meglio, si può spingere molto di più, oggi l'accesso digitale è abbastanza limitato.
solo i provati bisogna... spingono per servizi in confronto con la media europea decisamente mediocre per velocità e per prezzi. Verona si è spinta avanti con quella che si chiama Guglielmo, che conosciamo tutti, che però potrebbe veramente essere migliorato come servizio. Io personalmente ho l'accesso, ma per farlo sono dovuto andare in biblioteca, con la tessera della biblioteca, ne sono frequentatore, vado molto spesso, ho provato a chiedere, ed è stato un lungo e travagliato processo. No, ma io invece l'ho fatto, guarda, proprio l'altro ieri, che mi serviva per una cosa puntuale. Sì. Senza tessera della biblioteca, sicuro sono iscritto, dovevo essere solo residente. In biblioteca proprio. Adesso non so, io non devo difendere nessuno, non frega niente, chiaramente, dopo dico l'esperienza. Al di là di quello. Sicuramente è tutto migliorabile. Il nostro è sicuramente un comune virtuoso sull'informazione, anche perché tutti gli atti comunali sono pubblici, le assemblee del comune sono tutte online. Anche su quello si può spingere un po' di più sull'acceleratore, mettendo online per esempio anche le proposte che sono in discussione, perché è corretto far sapere ai cittadini prima di aver deliberato, quindi prima facciamo sapere, poi deliberiamo su cose che siano già note e non su cose che debbano arrivare sulla testa dei cittadini in Italia. Quindi l'informazione è un punto che si ricollega agli altri punti del nostro programma, come così anche l'economia e lo sviluppo della città. Per esempio abbiamo detto stop alla cementificazione a sé selvaggia, no? Cerchiamo di bloccare il consumo del territorio, che è un altro nostro grande punto, un altro nostro cavallo di battaglia. Questo ha chiaramente delle ripercussioni sull'economia del cittadino, no? E potrebbero anche essere molto forti. Bisogna chiaramente cercare di proporre delle alternative. Stop al consumo del territorio per cercare di riqualificare l'esistente. E questa è una cosa fattibilissima. Quindi non stop alle nuove licenze edilizie. Licenze edilizie sì, ma per recuperare ciò che già esiste. Non solo gli appartamenti nuovi dovrebbero essere soprattutto i più validi dal punto di vista di impatto ambientale. Tuttora comprare casa al massimo si trovano appartamenti a impatto ambientale B, quindi significa doppi vetri, schermatura termica, quando dovrebbero esserci apparecchiature di microgenerazione, dovrebbero esserci tripli vetri, dovrebbero esserci pannelli solari. Quelli purtroppo ancora non si vedono, siamo nel 2011, è grave. Ci sono tanti appartamenti sfitti che potrebbero essere riqualificati per le abitazioni dei veronesi. Sono grossi numeri, si parla di 10.000 appartamenti sfitti nel comune di Verona. Quelli potrebbero essere una risorsa importante. Sicuramente. E un altro punto sul quale ci siamo sempre battuti è l'acqua pubblica. Il referendum del 12 settembre ha abolito l'obbligatorietà della privatizzazione del servizio, ma rimane comunque la facoltà, quindi i comuni hanno facoltà. Il governo ha varato anche un piano di incentivi per la privatizzazione delle aziende locali, quindi anche implicitamente per la privatizzazione della gestione dei servizi idrici. Noi vigileremo costantemente, continuamente, affinché l'acqua rimanga un bene pubblico gestito pubblicamente. Sì, un po' a conclusione, poi per quanto riguarda i trasporti, legato un po' al discorso dell'ambiente, noi siamo affezionatissimi ciclisti. Quindi per noi è fondamentale l'uso della bicicletta e quindi con essa un discorso di piste ciclabili protette e che non si interrompano, come già accade nella maggior parte dei casi nella nostra città. Ci sono dei tratti di piste ciclabili che poi si interrompono e il ciclista è costretto a ritornare, abbandonando a se stesso, a divincolarsi nel traffico. Quindi rete non solo informativa ma anche ciclistica in tutta la città,
le idee potrebbero essere tante, si potrebbero fare tratti di piste ciclabili coperte con delle strutture che potrebbero essere utilizzate anche per della pubblicità volendo, quindi il comune potrebbe trarre comunque degli introiti e abbassare i costi di gestione e di manutenzione delle piste ciclabili. Di idee ce ne sono tante. Quanti siete gli aderenti a livello cittadino? Allora, realmente attivi siamo una trentina, ma di simpatizzanti siamo diverse migliaia. Simpatizzanti vuol dire persone che scrivono sul sito, che sì, vi contattano. Ci contattano. Che ruotano attorno. Esatto. Una piccola chiosa sul discorso dei trasporti. Vorremmo anche rendere accessibili i trasporti pubblici per i bambini e le mamme per i passeggini, perché è impossibile andare sugli autobus con il passeggino, e anche per i disabili. Ci sono le pedane, però le pedane sono manuali e spesso e volentieri gli autisti hanno dei tempi talmente stretti tra una fermata e l'altra che assolutamente non accettano di far salire un disabile. Ecco, a chiusura del programma, una cosa importante che è già stata detta è che appunto queste nostre idee, questi nostri pilastri saranno assolutamente integrati e costruiti nell'incontro con i cittadini, cioè saranno i cittadini insieme a noi a costruire quello che sarà definitivamente il nostro programma per l'amministrativa. Sì, però non è ancora sul momento, ci studiamo in fine del percorso. Speriamo sia evidente il punto di partenza, cioè appunto ci presentiamo alle elezioni politiche, ma non siamo un partito politico, facciamo politica nel modo originario, quello cioè di esercitare la nostra cittadinanza attiva. Quindi la nostra è una proposta e il nostro obiettivo è coinvolgere il maggior numero di persone possibili. Abbiamo, credo, bisogno a Verona, come ovunque, di persone informate, attive, operative e disponibili a scambiarsi idee, e quindi abbiamo cominciato oggi con voi perché abbiamo bisogno di giornalisti svegli, capaci, che informino, e in questo suo modo che facciano tutti da sentinella. Il nostro obiettivo cioè è quello di togliere, di entrare, diciamo, negli spazi politici con la cittadinanza attiva. Ed ecco perché il movimento si fonda non sulla singola persona, ma sulla rete di proposte, di idee, la messa in comune, insomma, per il bene comune. Insomma, un voto al movimento è un impegno, ma ci sia anche l'istituzione per la città. Noi non corriamo per battere nessuno, corriamo solo per far vincere le nostre idee. Se le nostre idee le portano il Consiglio Comunale, gli altri, e le realizzano, noi siamo felicissimi. Ognuno di noi ha il proprio lavoro, ha le proprie case, le proprie famiglie, eccetera. Purtroppo, fino ad ora non abbiamo visto questo, per cui ci siamo messi in vento. La volta degli incontri con le circoscrizioni li mettete in rete dopo? Sì, siamo in piccolo, diciamo, una sintesi delle serate. Sì, metteremo sicuramente il verbale, c'è la sentenza verbale, e riprenderemo, metteremo tutto online. Posso farvi io una domanda come giornalisti? Non so se può interessarti. Non è un risultato il nostro blog, se il 3,96% alle regionali, come mai non è mai uscita un'intervista, una divulgazione del fatto che 6.000 cittadini veronesi hanno votato Movimento 5 Stelle? Qua? Può anche farsi sentire qualche volta, non mica recuperiamo il tempo perduto. Mi pare che recuperiamo il tempo perduto. Recuperiamo il tempo perduto adesso per le comunali. Sì, ecco perché pensavamo. Non mi pare che sia. No, ma è bene. Pensavamo di una serie di cose. Sì, organizzate la Roma e poi si parla. Per esempio, abbiamo una serie di. Come non sono. Se non era polemico, ecco, mi aspettavo anche. Okay. Niente, ma è tranquillo, è altro. Mi aspettavo che come risultato veramente eclatante ci fosse anche da parte della stampa una richiesta di informazioni. Invece è tutto passato dopo le elezioni, dopo tre giorni il Movimento 5 Stelle era già stato abbandonato. È un macro problema, io astento, ragiono per me stesso, per cui era una richiesta, ragioniamo, era una corrente alternata, no,
questo, ognuno risponde per se stesso correttamente. Penso che abbia ragione, però no. Emblematico è il fatto che 6.000 persone erano a Roma davanti a Montecitorio, hanno detto qualche centinaio. Però voglio dire, io la cosa, forse il consiglio che possiamo dare è di parlare con i capi redattori, con i direttori, di organizzare loro per degli voi. Incontri delle conferenze stampa. No, degli incontri che voi prendiate degli appuntamenti personali con i direttori delle testate che locali. Per dire che spazi possiamo avere, almeno io parlo per me, gli appuntamenti informativi possono essere la mattina o quando fa la politica, che è il giovedì sera, organizzate, abbiate un referente che il direttore chiama, poi puoi tu, dipende dall'argomento, dalla vostra organizzazione, però dire, uno ci prova in questo modo qua, generalmente io parlo per il mio direttore, è abbastanza pluralista, tant'è che Carlo Reggiani è venuto a dibattiti elettorali durante la provincia, poi dopo cioè, sicuramente non si può consumare cibo davanti al Palazzo Barbieri, men che meno le cose. Poi abbiamo in programma una serie di iniziative, la prima dovrebbe essere per il 2 ottobre, ma contattiamo durante naturalmente Verona, e ci piacerebbe proprio con questo rapporto interlocutorio, insomma, di costruzione insieme anche di informazione per la città. Quindi siamo molto contenti che abbiate accolto questo invito. Dritto, nel senso che appunto non siamo professionisti, lo facciamo così in maniera molto amichevole, vero, se avete delle domande, a posto. Domande ce ne sarebbero mille. Cosa? Sì. Avremo tempo. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito.